Come state? Spero tutti bene. Le giornate sono lunghe qui a casa, è vero? Ma avete guardato fuori dalla finestra? La primavera è arrivata finalmente. Quanti fiori nei campi e sugli alberi. Vogliamo farne qualcuno anche noi qui da tenere a casa? Bene, allora prendiamo il nostro solito foglio bianco, i nostri pennarelli a punta grossa, le forbici con la punta arrotondata, il nastro adesivo e alcune cannucce. Ecco qua. Allora, io ho deciso di fare un tulipano. Prendo un bel colore rosso e comincio a disegnare il mio tulipano. Ecco qua. Oh, bello grande, non fatelo piccino perché altrimenti non serve. E poi lo coloro tutto bene, 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 senza lasciare spazi bianchi. Lo sapete che ogni fiorellino ha la sua foglia, quindi prepariamo anche una bella fogliolina verde. Anche questa la coloriamo bene. Tutta, tutta bene. Io ne coloro solo un pezzettino, ma voi sapete che dovete colorarla tutta, tutta. Ed ora, ecco, con le forbici arrotondate, ritagliamo per bene il nostro fiore. Seguiamo bene le linee. Ecco fatto. Ecco qua e tagliamo poi anche la fogliolina. Abbiamo il nostro tulipano e la nostra fogliolina. Prendiamo una cannuccia. La posizioniamo bene dietro il nostro fiorellino e con un pezzetto di nastro adesivo lo fissiamo bene al nostro fiorellino. Ecco qua. Adesso, allo stesso modo, incolliamo la fogliolina. Ecco qui. In questo modo io ho preparato vari fiori. Ecco qua, vedete le violette, i tulipani e le margheritine. E non ho dimenticato nemmeno una bella farfalla e una pina. Ecco qua, quando avete terminato i vostri fiorellini, li mettete in un bel vaso. E poi lo posizionate o nella vostra cameretta o in mezzo al tavolo mentre mangiate con mamma e papà. Cari bambini, vi saluto, vi mando un bacio grosso grosso e spero di rivedervi presto.